La casa per me è quel posto dove posso girare col pigiama coi buchi sul sedere. No, scherzavo. La casa è la scatola dalla quale faccio uscire le meraviglie, i libri, le cose che scrivo. È il microcosmo dove mi sento al sicuro, sempre che Trump e Kim non mi trovino. Io concepisco la casa un po' come la tana. È un luogo dove devo sentirmi al sicuro, dove mi rifugio, di cui devo conoscere ogni aspetto. Per questa ragione è sempre stato difficile per me scegliere una casa. Non mi bastava che avesse determinate caratteristiche, ma c'era qualcosa che doveva parlarmi. E faccio sempre fatica a separarmene, perché sono come le chiocciole, dovrei portarmela dietro, e per le mie difficoltà nel non rientrare la sera ho abbandonato idee di altri lavori o altre carriere. Quindi la casa è uno degli elementi più importanti in assoluto della mia vita. La mia giornata tipo è, insomma, mi alzo la mattina, preparo la colazione, un tempo facevo colazione al bar, ma adesso sono a dieta e quindi niente, vai di semi di chia, latte di mandorle, poi dipende, faccio i miei esercizi, faccio ginnastica, la faccio a casa. Da un po' di tempo non la faccio più in palestra, e passeggiate nei boschi, cucino, amo cucinare, amo preparare il tiramisù per il mio fidanzato, che io così non lo mangio perché non mi piace. Questa è la giornata di Ria, quindi cani, gatti, metti a posto casa, mangia sano, guarda un sacco di serie TV, fa le coccole al fidanzato. Per me il significato di casa è riuscire a tornare appunto dove vivo, e per me casa vuol dire amici, famiglia, riposo e montagna. E poi vuol dire anche vivere bene, avere una routine, avere qualcosa che non ho normalmente. In genere io vivo in hotel, ovviamente per lo sport che faccio, per cui casa è anche cucinarsi da soli, vivere secondo i tuoi orari, non avere una camera da condividere con qualcuno, per cui casa è alla sala.